Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi, come ogni giovedì, andiamo avanti con Unravel Extra The Sims. Allora, io l'ho già fatto il prossimo livello che andremo a fare, ma per evitare di stare a fare 30.000 tagli e farvi vedere sempre le stesse parti, perché magari muoio, magari non capisco come fare per arrivare da punto A a punto Z, e quindi preferisco non angustiarvi troppo con questa cosa. Ok, infatti vedete che ho già trovato delle cose. Ho preso un segreto per errore, però visto che sono gli altri, ve li farò vedere tutti. Oggi andiamo in montagna, lunga camminata in montagna. Ruscelli, questa barchetta di legno. Notatele tutti questi dettagli, perché nel livello poi sono cose che ci ritroviamo. Ed eccoci qua, sulla cima di questo albero, dai colori autunnali. Ora vediamo se mi ricordo senza morire. Ok. Perché ovviamente poi il problema mio è la memoria. Qua non c'era niente, quindi possiamo andare di qua. Olle. Questo non so bene a cosa ci serve. Perché in realtà qui ci sale da solo. Qui non si sale. Ora abbiamo il primo ricordo. Però prendiamo questa pietra e tac, risolta la questione. Ok. Qua giù c'era qualcosa, perché veramente ragazzi no, ho una memoria che fa un po' schifo. Di ragni, odio ragni. Ragni, vermi, insetti. Schifo totale, schifo. Qua troviamo il primo gomitolo che ci serve per infoltirci il pelo, mettiamo così. E andiamo avanti. In questo intricato mondo fatto di alberi. Questo, se non mi ricordo male, ci serviva. Oh, ops. Leghiamo anche qua. E questo tronco, credo sì, cioè credo, ormai lo so, ma infatti si può prendere. Ops, ho sbagliato, scusate. Cioè vedete, sbaglio uguale, anche se l'ho già fatto, anche se ricordarmelo, ammetto, non è la cosa più facile del mondo. Qui per esempio mi sembrava di ricordare che là. No, allora no. Ok, allora no, niente. Ma non ci serve nemmeno a quello in realtà, quindi a cosa mi serve legarmi a questo ciondolo? Leghiamoci e basta. E risaliamo. E ci arriviamo senza legarsi lì. In realtà non serve neanche per fare il Tarzan, perché siamo passati con molta tranquillità. E qui troviamo il secondo ricordo, ragazzino con lo zainetto. Cioè, come al solito, in scenografia non si sono risparmiati. E abbiamo preso questo. Tiriamocelo giù. Oh, manca poco, mi prende in testa. E andiamo in questa grotta, andiamo sottoterra. Qui possiamo salire. Olle, ce l'abbiamo fatta. Allora, qua secondo me potrebbe esserci qualcosa. Oh no. Olle! Cavolo! Qui c'era il segreto, quello che ho preso.
sovrappensiero, l'ho preso e basta. Allora, torniamo su. Qui scivoliamo noi, vedete? Olle. Era in questo modo. In realtà non era così, perché mi si era appoggiato dalla parte di là. Comunque in questo modo noi avevamo preso il segreto. Solo si era appoggiato dall'altra parte, a questo giro invece mi si è appoggiato dalla parte sbagliata. Comunque il sistema è quello: far cadere quella roccia e poi... Ah! Oddio. Ok. E poi salirci sopra e praticamente ti fa andare a prendere il segreto. Questa cosa non mi ricordo mai, è una pippola io. Vabbè, fa piacere, la mia memoria è sempre molto, dà sempre tante gioie. Allora, forse ci serviva per andare di qua, molto semplicemente. E qui incontriamo un altro adorabile animaletto che darà filo da torcere al nostro povero micetto. E lo incontriamo proprio adesso, giuro, ho fatto un salto nella sedia, ragazzi, la prima volta. Che vedete, qui c'è un filo, ma questa, la cappella di questo fungo non va via e non riusciamo a saltare qua. Perché? Ce lo deve togliere lui. Eccolo, e ragazzi, non vi fate prendere, perché questo ci mangia come granchi. Solo che ora lui è stato utile, perché ci ha buttato giù la cappella del fungo e quindi noi possiamo saltare. No, vi giuro, dovevate vedermi il salto che ho fatto quando mi è sboccato fuori sto criceto. Qui io non mi ricordo esattamente com'era. Ok. Oh la 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 la. Torna su. Torna su. Lega. Perché era là su, ho visto, se non mi sbaglio, c'è un segreto. Però non mi ricordo esattamente. Olle. Sì, c'è un segreto, infatti, mi ricordavo bene. Amore, però ti devi legare qui. Legati. Dai, no, non salire, legati. Un altro po' su, basta. Olle, 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 olle. Leghiamoci anche qua, così ci fa da ponte e possiamo andare a prendere il nostro segreto. E due. Io mi sciolgo, perché il filo, lo sappiamo, in Unravel. Oh, ciao Erika. In Unravel c'è sempre bisogno di filo. Oddio, qui non mi ricordo. E ecco qui, ragazzi, lui ci proverà a mangiare. E l'unica è farlo tossire con queste cose, perché a noi purtroppo serve ripigliare la barchetta. Facciamolo tossire e portiamo via la barchetta. La ricordate nella foto, la barchetta che aveva il bambino? Ok, lì non lo possiamo più prendere, ma a noi servirà intanto qui un altro ricordo, appunto, di questa barca. Prendiamola perché ci serve. I vermi, Dio, che schifo. Non ve lo giuro, io no, queste serpenti mi piacciono pure. Oh, e qui ansia, acqua, un pesce che saltella. La cosa che salta all'occhio di questo pesce è che ha questa esca e ci serve per arrivare dalla parte di là. Grazie, ragazzo. Però siamo ancora lontani, ma con questo balzo finale arriviamo dall'altra parte e prendiamo il filo. Qui ci leghiamo. Ragazzi, mi vedete andare spedita perché, ripeto, l'avevo già fatto, per non stare a farvi perdere 20 anni a guardare
me che provo e riprovo e ritento. Ok, leghiamoci anche qua. Ok, adesso saliamo sopra e c'è questo barile che noi tiriamo giù. E io che sono tirchia di filo, scendo di qua però, e portiamolo con noi. Allora, noi ci serve al momento che stia qua, perché dobbiamo andare a prendere il terzo segreto. Eccolo qua. Adesso invece ci serve che questo barilotto stia dalla parte opposta. Quindi facciamocelo cadere e noi possiamo salire dalla parte di qua. Questa caverna oscura. Ok, qui abbiamo una visuale più ampia. Oh, cucciolo, mi dispiace. Non so, vabbè, leghiamoci qua. Perché qui dobbiamo un attimino dondolare. Oh, e ci siamo. Ripigliamo il gomitolo. Vermi, santo cielo. Oddio ragazzi, ho un lapsus, non mi ricordo. Ah, ok, dovevo salire. Ok, giusto, mi ero scordata sta cosa. Devo scappare dal criceto. Questo criceto malefico ci insegue. Non so cosa gli ha fatto il nostro gattino per avercelo così tanto con lui. Ah, ansia. No, 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 sono fregata, aiuto. No, forse no, forse no. Oddio, ok, lui cade e noi siamo al sicuro. Però la musica è perfetta. Qui leghiamoci. Così ci fa da ponte e qui c'è da fare un po' di girigocoli. Allora, per prima cosa, là vedete c'è un segreto. So già che non ci salirà, perché è troppo alto, quindi andiamo qui, tiriamo e liberiamo questo masso e torniamo giù anche noi. Questo ce lo portiamo dietro. Non possiamo fare in anticipo il ponte per il semplice fatto che non ci basterebbe il filo per andare di là. Quindi qui adesso rileghiamo il masso, ce lo spostiamo di qua perché altrimenti non ci fa tirare la corda, e leghiamo e poi ci veniamo a riprendere il masso e ce lo portiamo dietro tenendo premuta la S. Giocate dalla sì, anche l'altra volta un pochino ci ho messo in questo senso. Se state giocando dal computer la E, se giocate con la console non lo so, perché io ce l'ho al computer questo. Ok, e così arriviamo a prendere il quattro, scusate. Ok, questo fili non ci servono più, quindi sciogliamolo, perché qui dobbiamo essere sempre un po' tirchi in quanto a fili. Noi torniamo qua intanto. E vedete che qua c'è un secchio. Ok, questo secchio va tirato giù. E ce lo portiamo qua, perché ci serve dopo per riuscire a salire su quest'altro masso. Quindi torniamo indietro. Piccolo, mi dispiace, ti ho fatto prendere un po' una sberla. Ok, saliamo. Qua io posso anche andare, ma in realtà non ci serve una mazza, perché là lui si disfa. Quindi noi dobbiamo fare così. Da qua. Ok, ci arrampichiamo tenendoci per il filo. Via qua. E ci arrampichiamo tenendoci per il filo. E un nuovo gomitolo ci aspetta. Andiamo oltre. Allora, qui una cosa molto carina. Intanto c'è un altro ricordo, come potete vedere.
Qui come è dove, insomma, dove c'era la grotta, però non, praticamente non ci fa fare niente lì. Anche perché dove è caduto il masso, ci serviva solo per quello. Allora, andiamo qua, ci prendiamo questa bobina, cos'è? Engine. Insomma, questa... Ah, è una lenza, mi sembra. Insomma, questa bobina la portiamo qua senza buttarla in mare, mi raccomando, non deve andare in mare. Se non tirassi... Ok. Leghiamo. Poi salta, prendi questo e lo lega. Poi andiamo giù. Ok, andiamo giù. E lo leghiamo alla bobina. Adesso questa bobina se ne può andare giù in mare. E vedete che riesce a piegare il... ce la faccio a dirlo, ragazzi, il ramo. Mannaggia, ho sbagliato. No, scusate, mi ha fatto una bischerata grossa quanto una casa. Quindi riparto. Allora, come prima ci andiamo a prendere questa benedetta lenza. Oh, non mi schiacciare. E la andiamo a portare qua. No, 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 no. Oddio, meno male. Oh, ce la farò, ragazzi, sì. Allora, senza legare niente qui, andiamo qua, tiriamo questo, lo leghiamo invece al momento, andiamo giù, leghiamo qua e tiriamo giù la nostra bobina. Saliamo. Vedete che ora riusciamo a salire e arriviamo al gomitolo. Qui non c'era niente, ve lo mostro, ma non c'era niente, infatti. Torna su, riaggrappati. Su. Oh, le. Ragni, cioè proprio questo è il mio mondo, sì, come no? Oh. Dai, dai, che prendiamo l'altra bobina. È tutto un... Allora, non mi ricordo se qua c'era qualche segreto, io onestamente, però nel dubbio ci vado. Vediamo se si tira. No, non ci serve una mazza di niente. Ok, una ceppa di faccia, perfetto. Quindi sciogliamola anche di qui, che a questo punto non serve a nulla. L'unica a cui a questo punto forse può servire è legarsi qui. Perché se andavo giù, se non sbaglio, si arrivava nell'acqua. Sì, sono sicura. Però ve lo mostro. Quindi, niente, non è ancora il momento di scendere dagli alberi. Dobbiamo continuare la nostra avventura arboricola. Ecco, arrivati qui. Dondoliamoci un attimo. Ok, arriviamo di qua. Ci sono molti gomitoli, come potete notare. Sapete che ho il dubbio di non aver preso tutti i segreti. In ogni caso ci attacchiamo a questo sacchettino di plastica. E lui mi si è impiegato qui, mi era già successo, ahimè. Ricominciamo. Ops, mi sono... Oh, ma qua anche c'è... Ah no, qua non è. Oh! Boia, me la sono vista brutta! Torna
torna su, torna su, torna su. Non c'è niente però, no? No, infatti anche allegarsi non serve a niente. Bene, quindi allora a questo punto continuiamo come da programma e facciamo volare questo sacchetto di plastica. Ok, ora ce l'abbiamo fatta e prendiamo l'altro ricordo. Un falò, i bambini al falò con il padre e ragna coco. Beh, io risalto, sì, mi fanno schifo. Ok, qui c'è questo corvo. Prendiamo il gomitolo. Ok, e qui dobbiamo prestare particolare attenzione perché noi dobbiamo liberare tutti questi tronchi, ma se ci cadono addosso ci ammazzeranno, quindi portiamoci in salvo. Lasciamoli passare. Perfetto. A questo punto noi torniamo indietro, vediamo se c'è qualcosa e ci scopriamo l'ultimo segreto, in teoria. Dovrei averli presi tutti e cinque. Ok, andiamocene. Passando per questo muletto fatto di tronchi. Oh, non ci incastriamo dentro. E arriviamo in fondo, dove troviamo uno scarpone. E anche il nostro oggetto fatto di rana. E queste farfalle meravigliose. Questo fascio di luce, è bellissimo, c'ha dei colori, una grafica veramente spettacolare. E troviamo questa farfallina. E questo livello è giunto alla fine. Quindi adagiamo la nostra farfallina e liberiamo i ricordi. Quanto è delicato sto gioco. Ok, scopriamo i nuovi ricordi. Lunga camminata in montagna. Il cielo sembra lontanissimo da queste parti. Un respiro ne vale 10. Qui possiamo perdere noi stessi, ma non ci smarriremo mai, perché siamo a casa. E io sbaglio a premere il pulsante, come sempre, ogni volta. Un'auto in panne, in questa montagna molto bella, comunque, con questi colori autunnali che io adoro, li trovo fantastici. Ecco la forma di farfalla che abbiamo trovato. Funghi secchi, il ruscello, lo scarpone abbandonato, il falò, il sacchetto di plastica. Ragazzi, guardate, tutto è ricollegato ai livelli che giochiamo. E qui inizierà un nuovo livello, quindi un nuovo viaggio all'interno dei ricordi di questa anziana signora che ancora non abbiamo rivisto, probabilmente la rivedremo alla fine. Come al solito vado a controllare di aver preso tutti i segreti, perché non vorrei averne lasciato qualcuno per strada. No, non ti sei. Ok, andiamo più su. Perfetto. E sembra che li abbiamo presi tutti, tra l'altro anche prendendo tutti i segreti abbiamo trovato tutti gli oggetti. Segreti trovati 5 di 5. Quindi rullini, la macchina fotografica, un segnalibro a bussola e un balsamo per le scarpe. Qualcosa del genere. E la prossima volta... Oh, scusa. Non è qui. Neanche qui. Dov'è il prossimo livello allora? Qui, deragliamento. La prossima volta quindi ci ritroveremo qua. Io mi auguro che vi sia piaciuto anche questo episodio, che
anche voi apprezziate a Ravel, che è veramente molto 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 bello, non mi stancherò mai di ripeterlo. Se lo recensirò mai, gli darò assolutamente un 5 su 5 per il momento, non credo mi deluderà andando avanti. Se è piaciuto anche a voi, lasciatemi un like e un commento, fatemi comunque sapere ciò che ne pensate. Vi invito a iscrivervi al canale per restare aggiornati e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao!